Odio poche cose in vita mia. Il traffico in autostrada è una di queste. Allora, Waze mi dice di fare questa cosa, ma io legalmente non la posso fare. Ragazzuoli, siamo qui con l'eco che si sente. Benvenuti nella casa dell'Inter! No, ma è Milan Inter! No, sai, così. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video, all'interno del quale, come avete letto per l'appunto dal titolo, vi porto con me, non in telecronaca, e ci tengo a precisarlo, anche se è la seconda volta che lo faccio in questi video qui, ve l'ho detto anche per il derby di Roma, ma oggi lo faccio perché lo sfondo beh, è quello delle telecronache. Io vi portavo con me a Sport Italia e vi raccontavo un po' quello che era il weekend. Cosa che in parte sto facendo anche oggi, nel senso che questa clip la sto registrando dopo l'esperienza magnifica che abbiamo vissuto a Milano sabato 30 ottobre, che voi vedrete il 7 novembre, quindi questa domenica sul canale alle ore 12. Attivate sveglie, campanelline su Instagram, quello che vi pare. Ma soprattutto, prima di partire e prima di raccontarvi questa esperienza e dimostrarvi come l'abbiamo vissuta, un po' il dietro le quinte, devo ricordarvi di supportare qui sotto sia il video che il canale. Quindi lasciate un like, tanto per cominciare, per farvi vedere quanto siete carichi per il derby che uscirà domenica. Poi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui contenuti in uscita, ma soprattutto seguitemi su Instagram, signori, perché lì sapete quando escono i video, sapete quando faccio telecronaca, sapete qualsiasi cosa, anche quando Snoopy mi guarda mentre registro, cosa che peraltro sta facendo con un po' d'ansia anche in questo momento. Dunque, torniamo a venerdì 29 ottobre, giorno in cui io, Matteo Filipponi, il fotografo ufficiale di Federico Marconi e del derby degli youtuber, e Francesco, che è un amico di Matteo Filipponi, decidiamo di partire per Milano. Ma non partiamo da soli, perché assieme a noi, ma in un'altra macchina, perché avrebbe fatto un percorso differente, c'è Kundispa, che avrebbe poi giocato il derby con l'Inter e che partiva da casa di Sikwolf, ma senza Sikwolf, perché quest'ultimo sarebbe arrivato il giorno dopo, per questioni di lavoro. Però era bello, perché sembrava tipo un racconto... Insomma, partiamo. Grazie capo. Ok, buongiorno. Allora, benvenuti in questo nuovo video. Intanto c'è il dottor Matteo Filipponi che sta riprendendo. Matteo, si inquadri per favore. Come funziona la telecamera? Questa parte la taglierai. Okay. Bella? Ora puoi rigirare. Ok. Però questo vlog, Matteo, io devo dirtelo, mi sa tanto di vi porto in telecronaca con me. Perché ricorderete i tanti viaggi carini con il buon Rudy Zlatan l'anno scorso, Roma-Milano in macchina. Che è quello che stiamo facendo adesso. Non con Rudy Zlatan, ma a magia, niente proprio di meno che con Dispa, che stiamo per raggiungere. La realtà è che Kune si sta annoiando, perché ripeto, va molto più veloce di noi, ma deve aspettare i nostri tempi, il che mi sembra giustissimo. Kundispa, che tra l'altro giocherà nell'Inter domani, perché queste qui sono le formazioni in zona volante. In zona volante sono le formazioni, è qualcosa di magico l'editing. E voi vedrete questo video 3-4 giorni prima del vero derby, quindi commentate subito qui sotto con un vostro pronostico. Come potrete immaginare, però, il viaggio con questi tre elementi più uno che era Kundispa nell'altra macchina non era esattamente un viaggio sobrio. Sombria, cado della donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado le notti a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento. Dentro lo sento, ha detto che lo sente dentro. In più, come se non bastasse, ci si mette il traffico. Penso sia stato uno dei Roma-Milano più lunghi della mia vita. No, sicuramente il più lungo della mia vita, ma più lunghi della storia. 8 ore e 30 minuti perché una macchina si ribalta in autostrada. Cosa difficile. Però, complimenti, spero tu stia bene. Odio poche cose in vita mia. Il traffico in autostrada è una di queste. Bloccati nel traffico. Siamo partiti a mezzogiorno. Sono le tardi. Arriveremo alle 6:30. Ergo, il navigatore ci obbliga ad uscire per saltare un pezzo bloccato di autostrada. E quindi usciamo proprio dall'autostrada per fare tutto un percorso e poi rientrare. In quel percorso c'è un altro incidente. Noi rimaniamo bloccati anche lì. Ma i miei occhiali? Noi di quali? Ah, ti piacciono? Non te li posso regalare, Matteo. Ma sono belli comunque, ma li fanno pure da uomo? Tuoi cazzoni. A questo punto il nostro quoziente intellettivo ha iniziato ad avere dei problemi e sono successe varie cose. Io ho un'idea. Siamo bloccati, c'è una cosa che possiamo fare. Basta finestrina.
Ragazzi, c'è chiaramente un problema. Frena però, perché siamo andati indietro. C'è chiaramente un problema. Allora, Waze mi dice di fare questa cosa, ma io legalmente non la posso fare, perché guardate i segnali, noi la faremo. No. Dobbiamo? Come cazzo facciamo? Ho capito, io mi fido di Waze. Scusa, meglio pure io mi fido di Waze. Waze. No, non puoi. Sei contro mano, fra. Che cazzo? Ti uccidono? Così? Mi hai capito? È sportivo, mi piace. Vai. Ce l'abbiamo fatta! Bisogna essere un po' temerari, Fabio, nella vita. Così. Con questo tramonto. E quindi, nonostante le mille avventure, siamo arrivati a Milano. Non è molto bello. Ragazzi, siamo arrivati in hotel. Tutto sommato possiamo dire che è stato un viaggio sobrio. Sì, molto veloce. Indolore. Ve li presento perché giustamente ve li ho presentati in modo molto anomalo. Qui abbiamo Matteo Filipponi che dal basso. Della sua stazza fisica. Massa magra. Massa muscolare. Allora, tu sei un fotografo storico. Che alberga nei nostri cuori da anni. Mentre qui abbiamo il buon Francesco Pio, che tutto sommato potrebbe tranquillamente essere il bodyguard del Bodyguard del bodybuilder. Esattamente, che poi voglio dire, fisicamente ricordano anche i bodyguard. Sì. Entrambi. Siamo andati a cena successivamente, molto tranquillamente tra di noi, e poi il giorno dopo ci siamo alzati con la carica giusta. Questo è il vostro ragazzi, super preferito. Ce la faremo. Siamo stanchi, abbiamo dormito sudando per colpa di Matteo Filipponi che ha lasciato l'aria condizionata. Non è vero! Accesa. Ma adesso scendiamo a fare colazione e con grande difficoltà ci scaldiamo la voce. Sequel mi sta scrivendo su WhatsApp, vedete, una notifica sticker, i messaggi quelli belli. Perché sta arrivando a Milano per co-commentare con me il derby degli youtuber. Sì, che poi il tempismo è stato magnifico perché noi siamo scesi a fare colazione, abbiamo finito di fare colazione ed è arrivato immediatamente Sequel. Proprio, ma neanche fosse fatto apposta. Sale in camera con noi e iniziamo giustamente a ripassare un pochino la scaletta dell'evento, ma soprattutto a finire di preparare la playlist di tutte le canzoni, soprattutto quelle più leggendarie. Io sono un bello perché sono te, Roma. Se vedo una donna io mi strappo per il No, mi dissocio. Io ho detto per me ne manca una. Poi c'è mamma mia perché... Sì, ma se non questo canti, è il 20% di quello che canti non possiamo abbattere il copyright. Se metti questo pezzo su YouTube ti danno. È vero, questa è classica. Questa è... sul mio nome. Io su questa canzone vengo. Schifo. E vedi, metto like. Questo pezzo che è bellissimo. Ragazzuoli, buongiorno ufficialmente. È arrivato Sick, questa mi sembra già una priorità. Buongiorno, sono arrivato io e questa è assolutamente una priorità. Però perché? Perché lui è arrivato da Roma, svegliandosi prestissimo in treno. E ci ha svegliato lui sostanzialmente. No, non è vero, però siamo. Quello che è vero è che siamo un po' in ritardo perché dobbiamo lasciare la stanza, cambiare hotel e io mi sto vestendo. Sì, dentro. Stiamo naturalmente analizzando quelle che sono poi le caratteristiche della squadra. Perché poi. Se non si comprano i giocatori. Non si vincano le partite. Comunque, stavamo parlando del mio ritardo. È dettato dal fatto. Non c'erano dubbi. È dettato dal fatto che questi due, no, dobbiamo dirlo con grande chiarezza, si sono fatti la doccia prima di me. Quindi è normale che io appaia in ritardo. Ma perché lui si è ridisegnato. Mancava solo, non so, una manicure in doccia per Matteo Filipponi. Io ho un problema, sì, ragazzi. Allora, porco tutto. No, dobbiamo parlare di questa cosa. Io penso che aprirsi faccia bene, ragazzi. Cioè, avete fatto caso che se uno di voi è tendenzialmente ritardatario. Ritardatario, può succedere di tutto, potete provare a sbrigarvi per arrivare in anticipo, ma non so, se ribalta una macchina, c'è traffico, un cinghiale attraversa e uccide un pedone, si crea un ingorgo di 2 giorni. Ah, fate tardi! È così! Quale emozione! È così! Mancherebbe Zlatan in questo momento. Quale emozione? Ma c'è emozione? Non potrebbe essere niente. Ma finalmente, signori, è arrivato il momento di portarvi realmente con me, anzi con noi, al derby degli youtuber. Perché intorno alle 14 siamo arrivati al centro sportivo Bettinelli di Milano. Ragazzuoli, siamo qui con l'eco che si sente, e questo potrebbe essere un pro ma anche un contro per la telecronaca che farà in compagnia di quest'uomo meraviglioso. Centro sportivo Bettinelli, che ringraziamo ovviamente per l'ospitalità. Assolutamente. E sono che ore sono? Aspetta, perché è tutto molto. Noi siamo nel pre-vita, 14 e 12.
Alle 15 convocazione per i giocatori, alle 16 inizio evento. Che sensazioni hai? Io spero che non vada nei rigori. Ok, però voi siete in pistica, dici? No, perché voglio vederli... Ah, sudare prima. Sì. Anche senso... perché sono andati, ricordiamo, ai rigori l'ultima volta. Sì, esatto. Come quindi noi. Quest'anno devono scorticarsi alla prima. Sfruttare l'ora di gioco proprio reale che hanno. Ma fare un pronostico senza che ci sentano. Pronostico, io dico che quest'anno l'Inter parte un po' più, se non altro per Pierino, capocannoniere, youtuber Summer Cup, Kundispa. Cioè l'Inter la vedo leggermente meglio, ma non sottovalutare il Milan. Quindi mi aspetto una gara equilibrata. Sì, io pronostico la vittoria dell'Inter. Ok. Ti dico anche il risultato. Vai. Basso, quest'anno sì, pochi gol. Ok. 3-1. No, io 4-3. 4-3. Allora noi finiamo verso le 4. Perfetto. Noi finiamo le 4. Oh, perfetto. Perché iniziamo alle 3. Di che squadra siete? MF. Sono padroni di questo campo. No, però di che squadra siete proprio tra Milan e Inter? C'è Milan. Anche Milan. Chi? Milan. E gioca un youtuber nel Milan e youtuber dell'Inter. C'è anche Harry. C'è anche Harry. Cherry, e Tatino? C'è. Però non gioca chiaramente, viene a vedere. C'è Om. Vedere se c'è la panza. Om non c'è purtroppo. C'è la panza veramente? Sì. È vero. Ok, c'è Tatino. C'è Tatino. Parastichi spero che non servano mai. Infatti. La partita è stata un problema dietro che poi sono non si vede che mai fu un problema. Ci andiamo con le 4 paio di testa. Bravo. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. No, non mi piace, la rifaccio. Perché voglio guardare via là. Benvenuti nella casa per l'Inter. No, ma è Milan. No, è così, quello che tutto è giusto. È finita, non vi diciamo come. Non avete idea della partita, ci vediamo domenica. E questo era, signori, non posso farvi vedere di più, ma non vedo l'ora che arrivi domenica alle ore 12 per farvi vedere tutto quello che c'è da vedere. Però, ascoltatemi bene, venerdì alle ore 13.02 vi regalo già un'anteprima interessante, perché uscirà qui sul canale un'intervista doppia fatta ai due capitani prima della partita. E quindi da una parte Daniele Brogna per il Milan, dall'altra Gnabry per l'Inter. Li sentiremo e quindi attivate il countdown. No, non siamo su Instagram, pardon. Ma attivatelo lì su Instagram. Qui invece limitatevi a segnare questo appuntamento molto importante. Siamo giunti alla fine di questo video e quindi io non posso che ricordarvi di godervene altri. Alcuni li vedete già qui a schermo, quindi continuate a divertirvi qui sul canale. Per il momento vi mando un bacione, never give up e a molto molto presto. Ciao!